Sarà la messa di Requiem in Re, l'ultima e struggente composizione di Mozart, a chiudere la 3 giorni del Sacred Music Festival Federico Cesi Musica Urbis, la manifestazione musicale organizzata dall'Associazione Fabbrica Armonica in programma ad Acquasparta fino al 3 settembre. Il concerto per soli, coro e orchestra in programma domenica alle 19 a Palazzo Cesi. Sul palco, diretti da Concetta Anastasi, il coro e orchestra Città di Firenze, il coro Cantoria Nova Romana e il maestro del coro Annalisa Pellegrini. L'ingresso al concerto è libero, ma è consigliata la prenotazione. La messa di Requiem, che era rimasta incompiuta per la morte dell'autore, fu completata successivamente dall'amico allievo Franz Xaver Süssmayer. La composizione è considerata come un testamento spirituale del musicista. Fra i momenti di maggiore ispirazione drammatica spicca sicuramente Il Lacrimosa, il brano più struggente e conosciuto di tutti i Requiem. È l'ultima composizione di Mozart, che morì per cause non definite poche ore dopo aver composto questo brano, che conclude la terza sequenza della messa da Requiem. Fu composto in re minore e in 12 ottavi. Il compositore riuscì, attraverso l'utilizzo di brevi frasi di crome ascendenti e discendenti assegnate ai violini, contornate da una scrittura corale di ampio respiro, a creare un effetto di pianto a stento trattenuto. Sempre domenica 3 settembre alle 18 sarà possibile fare il tour del borgo a cura della Proloquo di Acquasparta.